Ecco, come funziona? Migliaia di anni in 5 minuti. Migliaia di anni di studi. L'hai fatto finito. Sì, ok. Ok. Allora, la cosa più difficile è intanto, perché ci sono cose che secondo me sono imperdonabili. Sì, è vero, a livello fisico sì. È vero, sì. È vero. Allora, il primo passaggio è incominciare a capire che noi non siamo solo il corpo che rappresentiamo, ok? Tutto chiaro fino a qua? Ce l'ha detto anche l'astrofisica? Quindi se non siamo solo questo corpo, probabilmente c'è un qualche altra. Lei dice, parla di tre, almeno tre tipi di materia diversa. I corpi sono sette, quelli che sono stati studiati, teorizzati. Quindi prendiamo per ipotesi, allora partiamo dalla scienza. La scienza dice che non siamo solo quel corpo lì, siamo tre corpi all'interno dello stesso corpo. Quindi il perdono non avviene su questo corpo fisico. Ok? Avviene in un corpo che non è più fisico, è del corpo dell'anima che è onnipresente, quindi l'anima è qua e magari qua, non lo so, ma com'è la mia che ho patito e anche l'anima di chi mi ha fatto del male. E io e la sua anima abbiamo deciso, sta a sentire, a sto giro qua, scusate se la faccio un po', a questo giro qua io faccio la vittima, tu fai il carnefice, ok, va bene, però poi ci perdoniamo, ok. Il perdono avviene a livello dell'anima, perché io ho scelto di essere vittima e tu hai scelto di essere carnefice. Quindi è una cosa. Non è detto, non è detto che l'esperienza, ecco, la teoria che tutti bisogna essere, non è vero, perché in base all'esperienza che tu scegli di fare quando sei qua, potresti fare mille volte la stessa esperienza perché ti piace questo gioco, cioè il livello 7 ti piace e quindi rimane sempre a livello 7. Non è detto che per forza bisogna fare tutte le esperienze, non è detto. Ci sono migliaia di esperienze e tu decidi quali fare. Ma non è detto che in un'anima, ovviamente ci sono delle esperienze, è stato teorizzato, che ti fanno evolvere più velocemente e sono delle esperienze che ti fanno evolvere più lentamente. Però non per forza devi essere vittima, magari decidi di non far mai la vittima. Anche lì non c'è una regola. Ma che cos'è che determina tu? L'anima masochista dall'anima che... Perché, allora facciamo finta che l'essere vittima vale 100 punti. E quindi io decido che questa vita voglio fare 100 punti, ok, quindi faccio la vittima. Oh, adesso ho capito. Ok. L'anima, almeno c'ho punteggio. L'anima prima di incarnarsi decide che cosa fare, ma non decide di farlo per forza. Dice intanto io decido di fare questo passaggio, di affrontare il livello 7, 8, 9, 10, mi porto anche le vite, cioè quindi mi porto le risorse, poi nel mio percorso prima di fare quell'esperienza mi devo risvegliare. Perché sennò io posso anche dormire tutta la vita, dico, boh, questa vita qui, oh, sta sentire, voglio dormire, non ce l'ho più voglia. E infatti arrivano delle persone che dicono, sono stanco di lottare, e dicono, ok, passo alla vita dopo, ma questo non vuol dire che risolvi, riparti da capo. Magari riparti, l'unica cosa che vi posso dire che è quasi certo è che ogni volta che non faccio l'esperienza il volume viene alzato. Perché come dire, senti, quando tu non senti, cosa succede? Ti alzano il livello, e noi automaticamente ci alziamo il livello. Scusa, il volume viene alzato, quindi vuol dire che le prove sono più difficili. Sì, questo? Perché è sempre quella cosa che più vado avanti, più diventa, dura più nel tempo e diventa sempre più difficile. Il pacchetto di sofferenza 100 diventa 1500. Non è detto. L'unica cosa è che se l'hai deciso prima di farlo, quella la devi fare. La prossima volta, con lo stato di consapevolezza, decidi di non farla. Ok, sembra banale, ma a me piace pensarla così. Nel momento in cui... Scusate? Nel momento in cui il perdono è avvenuto a livello di anima, me ne accorgo? Eh sì, ti cambia la vita. Vedi, il grado di fatica... Allora, tanto quelle situazioni non ti si ripropongono più. O se ti si ripropongono, tu le accetti velocemente e le passi subito. E poi è quello stato di leggerezza. Lo sentite ogni tanto? O sentite sempre quando è così? È paura. La paura blocca lo sterno, blocca il plesso solare, perché la paura blocca la respirazione, blocca il battito cardiaco, altera la sudorazione, altera la circolazione sanguigna. E quando ti senti vuol dire che l'hai passato.
E la realtà comunque cambia, perché magari le persone intorno a voi sono sempre le stesse, ma tu approcci a quelle persone in maniera diversa. Torna? Ok. Come faccio a capire se no? È avere quella sensazione di... Oh, bella, quella... Oh, quella sensazione di potere, di poter potere. Quella sensazione di sapere che qualunque cosa mi accadrà, io comunque in qualche maniera me la cavo. Ma questo ce lo posso avere, però se vado sul crimine... Sì, c'è qualcosa, Aldo? Ah, comunque una cosa, grazie a lui se sono qua stasera. Ma quando volevo precisare, ma sta facendo, come la vedo io? Non credo che io debba per forza accettare il gesto che è stato fatto nei miei confronti, ok? Perdonare probabilmente, come dicevi tu, è una cosa che si fa su un altro piano, a livello profondo. Questo non vuol dire che io debba per forza condividere ed accettare quello che ho subito. No, giusto. Volevo solo dire questo. Non si può condividere una violenza, non si può accettare una violenza, però si può fare in maniera tale che questa violenza non condizioni più la mia vita dopo, ma finché non l'accetto, e non l'accetto perché l'hai fatto a me. Ma me la condiziona perché mi ha cambiato. Sì, ma a questo punto tu puoi anche ricambiare e incominciare a vedere la tua vita in maniera diversa. Come te l'ha influenzato una volta, ti puoi influenzare te per fare altre cose. Ci sta, è vero che te l'ha influenzata. Sarei un pazzo a dirti che non è vero. Però questo non è che mi ha condizionata negativamente da quel momento. Brava, che sono diventata. Brava. Hai solo più paura. Sì. Ok. Però questa paura, attenzione, che però comunque condiziona la prossima vita, quindi mi porta sempre delle barriere. E se non tolgo quelle barriere faccio fatica a relazionarmi con gli altri. Quando ho perdonato ho capito che quell'esperienza lì, non è detto che se uno ti ha fatto male troverai solo persone che ti faranno male. Ma certo. Ok, però quella paura di soffrire di nuovo automaticamente mi metterà sulla difensiva sempre. Quindi ogni volta che avrò una persona davanti starò sempre in guardia, e se sto in guardia mi irrigidisco, e se mi irrigidisco mi rompo. Perché qualcuno arriva, mentre sono teso di qua non vedo che arriva qualcuno da dietro. Cosa che sono nelle arti marziali, chi è che le fa deve stare in guardia ma rilassato. E poi perdono non è l'altro, perdonare se stessi. Sì, ma anche perdonare l'anima dell'altra persona, soprattutto perdonare noi stessi. Perché a volte delle persone vittime di violenza si sentono in colpa per la violenza. Lo so. E soprattutto nella donna crea dei grossi problemi di autostima. Perché ti fa talmente mettere in discussione ciò che è successo, il dolore è talmente forte che ti preclude tutta una serie di cose. E più che altro non ti senti mai all'altezza. Perché un po' anche perché comunque schermi sia te, perché se pensi di essere stata consapevole o comunque responsabile di ciò che è successo, automaticamente questo tipo di responsabilità lo vedi un po' dappertutto. Quindi il perdono, poi sopra il perdono c'è l'amore incondizionato. L'amore incondizionato è l'amore senza se, senza ma. Io ti amo comunque a prescindere. Attenzione che nella legge del dare avere non è detto che se io do a lei ritorna da lei, Io do a lei ma potrebbe tornare da lei. Apriamo gli occhi. E non ritorna con la stessa moneta. Ok? Non è così matematico, se ti do 10 tu mi dai 10, intanto io comincio a dare in maniera incondizionata e da qualche altra parte, se sono pronto a ricevere, ricevo. Le radio, se non mi metto in fase di ricezione non posso ricevere, quindi mi devo mettere sull'onda della ricezione, perché se non mi metto in condizione di ricevere non riceverò mai. E non c'è nessuno che mi può dare dei colpi sulla schiena e non mi sveglio. Se non mi voglio svegliare, non mi sveglio. Non è detto che uno si svegli. Se siete qua è perché un qualcosa non vi torna. Quindi siete svegli. Perché
io stasera vi ho aiutato a prendervi responsabilità. Io non ne voglio le vostre, c'ho già le mie. Cioè, non è che io non le voglio le vostre. Però voi ve le state prendendo, credo. Quanti di voi sono stati obbligati? No, a venire qua stasera. Vieni, dai, vieni. C'è qualcuno che ride qua, ma non vado avanti. Ok. Chiara ha la ferita del rifiuto? Ok. Soddisfatta e rimborsata? No. Ok. Ok. Allora. Ok. Rifiuto. Chiara? Seconda? Vai. Scusate, dovete chiamarmi perché sennò io parto per... Quindi, io sono vittima di un trauma, questo crea un blocco emozionale? Mm-hmm. Una domanda? Mm-hmm. Sì. Ok, mm-hmm. Ma come fai ad arrivare alla fase dell'accettazione? Cioè, no... Okay. Già tanto comunque l'hai accettato che stai facendo la funzione, cioè stai interpretando la parte della vittima. Intanto l'hai accettato. Sì. Adesso devi sospendere il giudizio nel tipo non perché è successo a me, perché le fanno tutte a me. Quindi incomincia a sospendere il giudizio e cerca di capire che cosa ti sta insegnando quella situazione. Quindi magari credere più in te stessa, nelle tue forze? Sì, nel senso. Lì allora attenzione attenzione no però ci sta, perché quando succedono determinate cose la prima cosa è la rabbia, ma se io emetto rabbia e vendetta torna rabbia e vendetta. Noi siamo emettitori e se mando l'onda alfa ritorna l'onda alfa, se mando l'onda 20 torna l'onda 20. Non è che se metto 20 torna 50. Quindi l'accettazione è perdonare per quella persona e non pensare di investirla. Ringraziarla addirittura perché ti ha aiutato a fare un'esperienza. Non è, lo so, non è se... Ok. Io vi sto dicendo che sono a livelli diversi, però se io mi ostino, a quel punto lì, come condiziona la tua vita, porti rabbia e vendetta nella tua vita. Scusate che... Se no ci perdiamo... A volte è l'illusione di aver accettato una certa cosa. Sì, assolutamente sì. Sì, perché poi se ti si ripropone... Cioè, è là, è passato, va bene, si prega, è passato, non puoi fare niente. Però poi, quando ti possono capitare delle cose, ti fanno pensare e lì ti rendi conto che non l'hai accettato veramente. Quindi come fai a essere certo di... Già quello, se ti si ripropongono, vuol dire che non l'hai accettato. Ma perché probabilmente il fatto che non l'hai accettato è perché non hai capito qual è la vera esperienza da fare. Per quello vi ho detto prima, leggete quel libro lì, ma non fatevi troppo condizionare. Perché poi quando siamo dentro il nostro corpo, finché siamo dentro il nostro corpo, vediamo la nostra realtà. Per vederla in maniera diversa, devi distaccarti. Devi osservare, è come osservare in terza persona i tuoi comportamenti. Lo so che... questa è l'evoluzione della vita. Infatti prima vi piace vincere facile? Più mi abituo a fare questo e più la fatica diminuisce. Però è sempre essere consapevoli... Marica, giusto? Che se sono qua, per la legge della dualità, esiste anche qua. Questo qui il credo ci vuole, cioè senza credo non si va da nessuna parte. Se sono qua e sono nel punto minimo, se è vero che c'è qua, è vero che c'è anche qua. Il giorno e la notte. Il bene e il male, il bello e il brutto, l'uomo e la donna, lo yin e lo yang, il sole e la luna. Siamo fatti di dualità. E la nostra vita è la ricerca dell'attrazione e repulsione dei poli opposti. Se ci fosse un posto non sapremmo mai di chiudere. Perfetto. Se fosse la tristezza. Perfetto. La felicità. Perfetto. Perfetto. La tristezza è un'assenza di gioia. Come Einstein diceva che il buio è l'assenza di luce. Questo gli è stato attribuito, non so se l'ha detto lui, però mi piace così. Ok? Prima ferita. Accettazione. La rabbia? Questo caso, quando sei arrabbiato, uh-huh. Quella il per
sempre perdono. Sì, sì. E anche perdonare la rabbia che tu stai provando. Non, ah sì, è difficile. E la rabbia fa questo. La rabbia, come tante emozioni, come tante altre emozioni, cosa fanno? Schiacciano. Schiacciano e non ti lasciano evolvere. Allora, se vogliamo stare bene, dobbiamo evitare di farci schiacciare e cercare di elevarci. Nella meditazione è solo un spengo le vibrazioni del cervello che sono inversamente proporzionali alle vibrazioni del corpo.